i tre semafori nell'arco di 2 chilometri, 2 chilometri e mezzo, è veramente una vergogna per la viabilità della costiera amalfitana. Era stato molto critico il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica, nello stigmatizzare la presenza sulla strada statale 163 in costiera amalfitana di ben 3 semafori a poca distanza l'uno dall'altro, in piena stagione estiva nel tratto che congiunge il suo comune con Vietri sul Mare. I lavori resi necessari dal consolidamento del costone roccioso sono in una fase conclusiva. Il primo semaforo sarà rimosso venerdì prossimo, il terzo entro i primi 10 giorni d'agosto, il secondo, che appartiene a un'impresa privata, ha chiesto una proroga fino a settembre. Poi pure abbiamo avuto il 21 dicembre 2019 un'alluvione veramente, e che grazie alla vicinanza delle istituzioni, in primis la Regione Campania, abbiamo cercato in 15-20 giorni di risolvere il problema. Io sto sollecitando tutti i giorni all'ANAS, ho mandato varie note, vari solleciti e mi dicono che siamo addirittura d'arrivo, speriamo bene.